tutti gli amici di Cucina con noi. Siamo ospiti nella scuola di cucina di Tu Chef Roma, dove si svolgono diversi corsi di cucina. Io sono lo chef Severino Richiuso e oggi vi parlo della cucina tipica della regione siciliana. Oggi realizziamo una ricetta tipica siciliana, caserecce al pesto di Sicilia. Gli ingredienti sono 360 g di caserecce, 500 g di pomodori grappolo, ma nella ricetta originale si usa il pomodoro ramato, un mazzetto di basilico, uno spicchio di aglio, 40 g di pinoli, 150 g di ricotta di mucca, 150 g di parmigiano reggiano, 150 mg di olio extravergine, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Adesso cominciamo a preparare il pesto alla siciliana. Intanto cominciamo a mettere l'acqua a bollire, poi prendiamo pomodori, li tagliamo a metà e togliamo i semi che ci stanno all'interno e anche il succo in eccesso. Abbiamo svuotato i pomodori, li abbiamo tagliati a pezzi, adesso li mettiamo dentro il mixer, pronti per essere frullati. Aggiungiamo delle foglie di basilico, poi mettiamo un spicchio di aglio schiacciato, mettiamo la ricotta fresca, i pinoli, un po' di parmigiano grattugiato, dell'olio, una macinata di pepe, un po' di sale e adesso andiamo a frullare. L'acqua bolle, saliamo l'acqua, il nostro pesto è pronto, mettiamo le caserecce e mettiamo il pesto a scaldare. La nostra pasta è pronta. Abbiamo scolata, adesso la saltiamo con il pesto. Ecco il nostro piatto, caserecce al pesto siciliano, è pronto. Buon appetito!